Buongiorno notizia. 8.47, ancora rassegna stampa con Tempo Stretto, quotidiano online di Messina, che parla di panico su un bus dell'ATM, ferito l'autista, denunciati 7 giovani, brutta disavventura per un autista dell'ATM finito nel mirino di un gruppetto di bulli che hanno ferito il malcapitato, e se l'uomo non fosse riuscito ad avvisare il 112, la vicenda rischiava di assumere contorni ancora più gravi, visto che i giovani hanno preso il controllo del mezzo mentre il bus era ancora in marcia. Alla fine i militari hanno denunciato 7 giovanissimi tra i 16 e i 24 anni, 4 di loro sono minorenni. È successo sul bus in servizio tra Piazza Stazione e Bordonaro. Il mezzo, guidato dall'autista di 55 anni, era partito da poco da Cavallotti con a bordo la comitiva inizialmente tranquilla. Quando il mezzo ha superato l'incrocio tra la via Cesare Battisti e la via 1 Settembre è scattato il parapiglia. Uno dei ragazzi è entrato nella cabina guida costringendo l'autista a frenare bruscamente. L'uomo ha aperto le porte e li ha invitati a scendere, ma loro hanno cominciato ad inveirgli contro, spintonarlo e staccare anche l'estintore togliendo la spina e puntandolo contro il 55enne. Per evitare di essere colpito al volto, l'autista si è voltato di scatto sbattendo contro la portiera. Nonostante tutto, il malcapitato è riuscito ad avvisare il 112 e 3 gazzelle dell'arma sono arrivate sul posto, costringendo i ragazzi alla fuga. Raggiunti e identificati, sono stati denunciati per lesioni personali, danneggiamento, violenza e minaccia. L'autista è stato medicato in ospedale, ne è uscito con una brutta contusione al torace. We'll be right back.